L'organo più grande del corpo pesa circa 4 kg e ricopre una superficie di circa 2 metri quadrati. L'attrito lo fa desquamare, riempiendo di polvere le nostre case. Si tratta della pelle. Lo strato di pelle più esterno è costituito da cellule morte. Si sovrappongono in modo molto compatto, come le tegole di un tetto, rendendo il corpo impermeabile all'acqua. La pelle impedisce la fuoriuscita di preziosa acqua e l'ingresso di sostanze nocive. Pur essendo un'eccezionale barriera, però, la pelle deve anche essere flessibile. Talvolta anche molto flessibile. In gravidanza, le donne producono un ormone che consente alla pelle di tendersi fino al doppio del normale. La pelle non è solo un rivestimento inerte, è anche un organo attivo che ha una funzione essenziale, poiché impedisce il surriscaldamento del corpo. Questa telecamera a raggi infrarossi rivela in rosso e in giallo le aree più calde del corpo. Nel corso di un esercizio intenso, i muscoli producono calore in quantità sufficiente a far bollire molte tazze di caffè. Questo calore potrebbe danneggiare gli organi interni se il corpo non facesse nulla per impedirlo. Al di sotto della superficie della pelle ci sono 3 milioni di unità di controllo della temperatura, le ghiandole sudoripare, simili a condutture a serpentina lunghe più di un metro e piene di liquido. Se il corpo si surriscalda, la conduttura si contrae, producendo una gocciolina di sudore sulla pelle. Evaporando, il sudore sottrae calore alla pelle e raffredda il corpo. Un organismo che lavora a pieno regime può espellere fino a un litro di sudore in un'ora. Pur essendo dotata di una fitta rete di strutture ad alta tecnologia, la pelle è davvero resistente. Sotto la superficie cutanea si trova una rete intricata di dure fibre di collagene. A parità di dimensioni, una fibra di collagene è più forte di un cavo d'acciaio. Se la pelle manca di collagene, si indebolisce e questo può diventare un problema. Quattro anni fa, Billy Schwer ha perso il titolo di campione mondiale dei pesi leggeri. La sua pelle lo ha tradito. L'incontro stava andando proprio bene. Poi ho riportato due brutti tagli sugli occhi e l'arbitro ha dovuto fermare l'incontro alla fine dell'ottavo round. Sospendere una gara per un taglio sugli occhi è proprio un brutto modo di perdere un campionato. Ma questo è il pugilato. Per rinforzare la pelle, Billy ha cercato di integrare la carenza di collagene con una dieta mirata e sottoponendosi a trattamenti al laser. Sembra che stia funzionando bene. Billy non ha riportato alcun taglio negli ultimi quattro incontri, ma la sua pelle sta per affrontare la prova più difficile, il campione del mondo Stevie Johnston. Questa sarà la mia occasione, stavolta credo di poter sopportare qualche taglio sugli occhi. Okay.
Al terzo round, Billy si è tagliato. Ha continuato a combattere pur riportando altri tagli sugli occhi e al naso. Ma non erano così preoccupanti da dover interrompere l'incontro. Billy ha retto fino alla fine, anche se poi è stato sconfitto ai punti. È difficile da immaginare, ma col tempo i tagli di Billy guariranno. La guarigione della pelle è un processo davvero affascinante. Non appena si taglia, vengono recisi centinaia di vasi sanguigni. La ferita è inondata di sangue, che porta con sé alcuni attrezzi di riparazione. Piccole cellule, le piastrine, aderiscono le une alle altre e formano il tappo emostatico che rallenta il sanguinamento. Tramite filamenti di proteine si costruisce una rete a maglie strette che intrappola le cellule del sangue, formando poi la crosta. In seguito la crosta si contrae e avvicina tra loro i margini della ferita. Infine si stacca, lasciando il posto a una striscia di pelle nuova. Ed ecco Billy, 3 mesi dopo l'incontro.